Benvenuti in un altro episodio di 5 cose che forse non sai in Borderlands 3. Partiamo oggi con la prima cosa, e cioè, lo sapevate che c'è una sfida di tiro al bersaglio sulla Sanctuary? Proprio così, dovrete andare dove c'è il manichino di Jack, praticamente nel garage di Ellie, e sulla sinistra, di fianco al bancone da cui sparate, ci sarà un bottone. Con questo bottone potrete attivare due modalità di sfida. La prima sarà la modalità normale, in cui semplicemente vi eserciterete. L'altra sarà invece la modalità sfida, dove continueranno a venire fuori sia bersagli normali, diciamo, quindi classici nemici, ma anche bersagli alleati, un claptrap, e non dovrete colpirlo per fare fino a un totale di punti. Sarà un pochino difficile, soprattutto se non avete l'arma adatta, se avete un'arma che ha uno spread o delle esplosioni, se giocate a risoluzioni basse potreste non vedere il claptrap quando appare più lontano e sparargli direttamente, quindi non è così semplice come sembra. Comunque un ottimo minigioco. Da quello che sappiamo però non ha nessun premio, nessuna leggendaria speciale o esclusiva come per le altre sfide del gioco, per cui è qualcosa di totalmente opzionale solo per migliorare la vostra mira. Vi siete mai accorti che quando andate alla Villa Jacobs il gioco lag scatta tantissimo rispetto alle altre mappe? Beh, se avete avuto questa impressione eravate nel giusto. Infatti la mappa della Villa Jacobs, della tenuta Jacobs, ha qualche problema di ottimizzazione. Ho messo gli FPS in alto a destra, anche se farete fatica a vederli perché sono molto piccoli. Ma il risultato è che con la mia build, intendo il PC, rispetto ai soliti 100-110 fps che ho in ogni mappa, sulla Villa Jacobs si passa da 60 a 110 in base a cosa si sta guardando. Andando ad attraversare tutta la mappa ci si può accorgere di due dettagli particolari. Innanzitutto, rispetto alle altre mappe, è molto grande e molto ricca di contenuti, oggetti, muri, eccetera. Talmente tanto che potrebbe essere divisa in due mappe più piccole, anche se queste sarebbero un pochino troppo piccole, credo sia per quello che non l'hanno divisa. In secondo luogo è che una volta che sarete arrivati alla villa vera e propria, quindi sarete alla seconda parte della mappa, il gioco non scatterà più. Se infatti vi andrete a girare e guarderete dall'alto della villa il villaggio iniziale in cui spawnate quando entrate nella mappa, gli FPS torneranno bassi. Infatti quel villaggio iniziale è proprio il problema. Tra la quantità di nebbia volumetrica, che è una delle cose che consuma più FPS in assoluto, e il come è formato il villaggio, perché la nebbia da sola non crea tutti questi problemi, c'è un grave problema di ottimizzazione, e infatti ce ne possiamo accorgere. Consuma troppe risorse e appunto scatta. Senza contare magari tutti i nemici vicini e le eventuali esplosioni e barili che andiamo a provocare noi. Con un PC poco potente vi accorgerete di prestazioni pessime. Invece la villa è completamente sicuro ed FPS dove dovrebbero essere. Strano, no? Viene sempre detto che le mappe più difficili e quelle dove dovrete veramente testare le vostre build sono l'Incudine e l'Electra City. Ma vi siete mai chiesti perché queste mappe siano le più difficili? Perché molti della community vi dicono di provare queste mappe invece di andare su un boss o su un takedown, perché sono più difficili? È presto detto. Per, diciamo, due motivi particolari. Il primo, che ci sono una marea di consacrati. Consacrati che sono tutti pericolosi per la maggior parte di build. Consacrati tal che diventano talmente piccoli che non potete vederli e non riuscite a colpirli e intanto vi colpiscono. Consacrati che vi riflettono i proiettili e quindi se non avete qualcosa di esplosivo letteralmente vi eliminate da soli, come è il caso della build che vi sto mostrando, che è Infinity Zen 2.0, potete andarla a vedere se vi interessa. Consacrati che sparano sfere di energia che vi scoppiano di fianco e vi one-shottano nel caso vi colpiscano, più nemici che hanno uno scudo davanti che praticamente annulla ogni danno che gli fate. Sì, quello è il grosso problema, diciamo. L'altro invece è la quantità di nemici. Rispetto alle altre mappe, Lector City e, molto di più, l'Incudine sono piene di nemici. Siete continuamente assaltati da 3-4 nemici contemporaneamente. E questo vuol dire che, anche se la vostra build è forte, se non state attenti magari andrete a sparare quello che riflette i proiettili mentre dovete sparare un altro, anche perché, come nemico,
si mette in mezzo apposta per farvi riflettere i proiettili addosso e finirete a terra continuamente. E qua c'è l'ultima particolarità di queste mappe, diciamo, che poi è un pochino comune anche le altre, ma nello specifico queste. Con tutti questi nemici complicati, quando finite a terra, se la vostra build non è abbastanza forte da permettervi di tirarvi su velocemente, siete fregati. Il problema è che per tirarvi su dovrete appunto eliminare nuovamente questi consacrati o nemici con lo scudo che parano quasi ogni colpo. E quindi la situazione si fa molto difficile. Per questo viene appunto detto che queste due mappe sono le più difficili, anche se personalmente ritengo che Electra City sia più difficile fuori dall'endgame e l'Incudine sia più difficile in endgame. Lo sapevate che Moz può rigenerare anche le munizioni dei lanciarazzi? Se andrete a spammare qualche colpo e avrete tanta pazienza, vi accorgerete che in modo estremamente lento le munizioni dei lanciarazzi di Moz incominceranno a rigenerarsi. Lo avete già visto un paio di volte mentre stavo sparando i colpi e adesso velocizzo tutto e vi accorgerete che pian piano il caricatore aumenta. È una cosa carina, ma allo stesso tempo è talmente lenta che è praticamente inutilizzabile comunque con Moz, quindi non è qualcosa che vi consiglio di fare o aspettare. Adesso parliamo di una feature che dovrebbe essere nel gioco, se ne è parlato tanto prima del rilascio di Borderlands 3, ma poi non è mai più stata accennata o nominata da nessuno. Praticamente, quando qualcuno nella vostra lista amici su Borderlands 3 va a vendere delle armi, non sappiamo se vale solo per le leggendarie o per qualunque arma, avrete una certa possibilità di trovare poi quelle armi nelle vending machine nella vostra partita. Esempio, il vostro amico Caio vende una Ankhemp Herald a caso perché non gli serve più, perché ne ha trovata una di livello migliore, eccetera. Voi avrete una possibilità di trovare quell'arma nelle vending machine che andate a controllare. Anche qui non sappiamo se l'arma viene adattata al vostro livello, se la trovate solo del vostro livello, se gli viene aggiunto al livello Chaos. Non sappiamo niente di tutto ciò. Proprio perché di questa feature si è parlato tanto, insieme ad altre feature social che vedremo in futuro, prima del lancio di Borderlands 3, ma poi non si è mai più detto niente, anche quando sono stati aggiunti dei sistemi, come appunto la Chaos, la Mayhem 2.0, eccetera, che effettivamente potrebbero interagire in modo corretto e in modo sbagliato con questa feature. È un grave peccato che non sia mai più stato detto niente, anche perché era qualcosa di simpatico, però non ci sono notizie. Se sapete qualcosa di più, se avete letto qualche articolo di recente o visto qualche intervista a riguardo, fatemelo sapere nei commenti e ne parlerò nel prossimo video. Detto ciò, vi invito a cliccare qui per vedere l'episodio precedente.